Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, la festa del battesimo del Signore, il brano che abbiamo appena ascoltato appunto nel Vangelo. E questa festa pone anche termine al tempo bello e lieto di Natale per rimetterci nel tempo ordinario. Questa festa, come vedremo, è in continuità da un lato con la festa dell'Epifania che abbiamo celebrato appunto una settimana fa, il 6 di gennaio, vedremo perché, e ha una duplice valenza, cercherò di approfondire nelle due omelie che farò durante questa domenica. Uno, comprendere perché Gesù ha fatto questa cosa, cosa significa per lui, e secondo, dal momento che con il suo battesimo Gesù ha santificato le acque con cui noi saremmo stati battezzati nel suo nome, Giovanni dice: io vi battezzo con acqua, non era un vero sacramento quello di San Giovanni Battista, ma questo vi battezzerà con Spirito Santo e fuoco, come il battesimo che abbiamo ricevuto noi. Quindi comprendere anche e ripensare al nostro battesimo, al sacramento del battesimo, alla grandezza di questo sacramento, a cosa ci ha donato e a come dobbiamo viverlo. Cominciamo però dal battesimo di Gesù. Per comprendere meglio questo evento, questo racconto, dobbiamo pensare a una cosa. Cos'era il battesimo di San Giovanni Battista? Perché San Giovanni Battista battezzava? E chi ci andava a farsi battezzare? Il battesimo di San Giovanni Battista non era, abbiamo già detto, un sacramento, era un segno penitenziale. Tu andavi da San Giovanni Battista, cosa facevano San Giovanni Battista? Perché si andavano a farsi battezzare? Perché si riconoscevano peccatori. Quelli che si andavano a battezzare da San Giovanni Battista, ci dicono i passi paralleli, andavano a battezzarsi confessando i loro peccati, e non erano peccatucci, erano peccatori, d'accordo? Ci andava a confessarsi chi aveva rubato, chi aveva ucciso, chi era andato a prostitute, chi era adultero, chi non pagava le tasse, i pubblicani, i soldati che maltrattavano la gente, abusavano del loro potere, ci dicono i passi paralleli di questo Vangelo. Quindi grossi peccatori. E andavano da San Giovanni perché? Perché dice: voglio fare un percorso penitenziale, voglio mettere punto alla mia vita, voglio cambiare vita. E San Giovanni fu mandato a fare questa cosa, appunto, come sappiamo, per preparare il terreno a Gesù, perché Gesù trovasse un popolo già disposto ad accogliere la sua predicazione, perché già aveva preso coscienza di essere bisognoso di salvezza, e per prendere coscienza che sei bisognoso di salvezza devi riconoscerti come peccatore. Pensate quante volte il Papa ci ricorda questa cosa molto importante: noi dobbiamo riconoscersi come tali. Allora, noi dobbiamo cercare di immaginarci la scena. Facciamo un po' di fatica, no? Però voi capite il gesto che fa Gesù? Gesù va a farsi battezzare, c'è un passo parallelo, e Giovanni Battista non voleva battezzarlo a Gesù, e dice: ma stiamo scherzando, tu ricevi il battesimo da me in mezzo a questa gente, tu, ma stiamo scherzando? Cioè Gesù si confonde con i peccatori, fa la fila, capite? Lì, e sembra, c'è chi guardava quella scena, dice: questo chi lo sa che ha fatto, capite? Gesù passava così negli occhi delle persone. Capiamo cosa significa, no? Chi è Gesù che sta facendo quel gesto? Gesù, uno, non è un peccatore, è l'unico che non è un peccatore insieme alla Madonna, eppure si confonde tra i peccatori. Ma Gesù non è solo un uomo giusto, Gesù è il figlio di Dio, fatto uomo, capite? Cioè, no, questo non lo posso capire manco io, perché noi non ci rendiamo conto di cosa significa, cioè di quale umiliazione, di quale abbassamento, capite? Allora, e proprio in questo momento, ecco la continuità con il Vangelo di domenica scorsa, che succede? Cioè quando Gesù raggiunge il vertice dell'abbassamento, no? Voi capite che questo episodio già ci fa pensare a cosa? Non è difficile. Al Venerdì Santo, no? Al Venerdì Santo Gesù è stato annoverato tra i malfattori, in croce ci andavano i criminali, i delinquenti, capite? E Gesù ha compiuto la nostra salvezza dove? Sulla croce, prendendosi la nostra condanna,
i nostri peccati. Isaia dice: il giudizio, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Cioè, capiamo. Quindi, e proprio in quel momento il padre dice: ecco il mio figlio prediletto, in lui sì che mi sono compiaciuto. Cioè in uno che per amore nostro scende talmente tanto da addirittura farsi dire, capite, che sembra un peccatore, capite? Da confondersi con i peccatori. E lo Spirito Santo in forma di colomba, vedete, sopra il baldacchino, ogni tanto qualcuno si dimentica che la colomba rappresenta lo Spirito Santo, basta che guardiamo là sopra, no? Quindi, vi ricordate domenica scorsa, che è successo domenica scorsa? Che i re magi sono andati ad adorare un bambino, apparentemente come tutti gli altri, lo hanno riconosciuto come Dio, lo hanno adorato offrendogli oro, incenso e mirra. Quindi gli uomini riconoscono, nascosto dietro quel bambino, Dio quanto uomo. E qui siamo saliti di livello, perché qui è la Santissima Trinità in persona, capite? Qui è Dio Padre che dice: questo è mio figlio. È lo Spirito Santo, dico, mio padre della Chiesa, l'uguale che si posa sull'uguale. Quindi capite, proprio in quel momento avviene una manifestazione, epifania in greco significa manifestazione, della natura divina di Gesù, testimoniata niente un po' di meno dal Padre, da Dio Padre. Allora, cosa ci insegna questo episodio? Perché Gesù ha fatto questo? Capite? Perché? Battesimo di Gesù. Con il battesimo di Gesù comincia la sua vita pubblica. Cosa ha fatto in quei 3 anni di vita pubblica? Si è consumato, si è speso per portarci la parola del Padre, annunciando il Vangelo. Cosa ha fatto? Si è piegato su tutte le infermità corporali e spirituali degli uomini, ha fatto un sacco di miracoli, quelli di malati, ha fatto camminare gli zoppi, ha fatto dire i sordi, ha ascoltato i poveracci, ha consolato gli afflitti, ha formato gli apostoli e poi ha compiuto la nostra redenzione soffrendo e morendo per noi. Ecco l'inizio, no? E che cosa ci insegna questo? E così concludiamo già questa omelia. Che ci insegna? Se Gesù ha fatto questo, ma noi che dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avvicinarci alle persone, dobbiamo farci vicino anche alle persone che sono cattive, anche ai peccatori, alle persone che stanno nel pianto, nell'angoscia, nella disperazione, perché Dio ha fatto questo, capite? Dio non è venuto a imporci di essere con lui, no, no, Dio parla a fatti, poi se tu lo vuoi accogliere, lo accogli, se tu non lo vuoi accogliere, non succede niente, capite? Si lascia mettere da parte. Gesù è stato equivocato, è stato frainteso, vedeste i Vangeli, quando lui andava ad avvicinare i peccatori, lui non andava a avvicinare i peccatori per fare i bagordi con loro, per dirgli bravo, no? Gli andava a portare una parola di speranza, gli andava a offrire una strada alternativa. Che dicevano i farisei? Guarda questo, se va a pranzo con i peccatori sarà peggio di loro. E che dicevano chi lo vedeva durante il battesimo? È andato davanti a San Giovanni Battista, che lo sa che ha fatto. Ma Gesù non ha avuto paura di questo, non fa niente. Allora, questo ci insegna uno stile che è lo stile della vita cristiana ed è lo stile che la Chiesa deve avere, irreversibile. Noi siamo vicini proprio per statuto ad ogni essere umano, sempre. Quanto più c'ha bisogno, tanto più vicini stiamo. Quanto più è povero, tanto più vicini stiamo. Quanto più è peccatore, tanto più vicino stiamo. Non per dirgli bravo, ma neanche per giudicarlo, cioè semplicemente per fargli percepire in qualche modo che Dio è presente anche nel cuore di chi ha chiuso il proprio cuore a lui, capite? Perché Dio ai peccatori li ama, attenzione, non approva il loro peccato, ma l'anima di una persona che vive lontano da lui, Dio la ama. E fino a quando starà sul pianeta Terra, quell'anima sarà cercata delicatamente
e discretamente da Dio, appunto con gesti come questo: ti tendo una mano, non la vuoi? Pazienza, senza nessuna forzatura, fino a quando noi saremo morti. Ecco, questo è uno stile che Gesù ha vissuto, che Gesù ha mostrato, ha predicato e ha incarnato, e che deve essere anche il nostro stile. Quindi capite, nessuna forma mai di superbia, di arroganza, di giudizio, di condanna, di presa di distanza. Questi sono tutti quanti comportamenti che non hanno nulla a che fare con la vita cristiana. Se gli altri ci giudicano o ci fraintendono, non fa niente. L'importante è che noi in coscienza facciamo quello che è bene fare agli occhi del Signore con coscienza pura. Se gli altri vogliono fraintendere, vogliono vedere il male anche dove il male non c'è, preghiamo per loro, d'accordo? Ma noi continuiamo a fare il bene lo stesso. E il bene secondo la misura e la norma che ci ha insegnato l'umiltà, la grandissima umiltà di nostro Signore Gesù Cristo. Chiediamo a Maria Santissima, che ha uno stile in tutto identico a quello di suo figlio, pensate a quanto è buona e misericordiosa la Madonna con i peccatori. Se uno conosce un po' dei libri di santi, le più grandi conversioni di gente proprio veramente cattiva sono state ottenute dalla bontà della Madonna, perché la Madonna si avvicina a una persona cattiva con tutta la bontà, la buona delicatezza possibile. E una persona che è cattiva non è vinta da una montagna di insulti, anche giusti, che noi possiamo rivolgerci perché si rimedia. No. Si sentirà toccare il cuore e forse cambierà vita nella misura in cui si sente amato. Ed ecco perché grandi peccatori toccati dalla grazia di Maria hanno cambiato vita. Noi dobbiamo essere nel mondo testimoni di questo stile e di questo amore. Con il loro aiuto. Siano lodati Gesù e Maria.